forma di retorica, di demagogia, che vuole far pensare che l'unica cosa esportabile e potente della Sicilia è la mafia. Non è più così. La violenza che la mafia ha portato alla Sicilia merita una risposta altrettanto forte e determinata. Sciascia lo diceva Pertini, allora Pertini non reagì, avrebbe dovuto aspettare altri momenti perché da Falcone in avanti accadesse quello che oggi possiamo dire una Sicilia nuova, che è quella che immagina come me anche Cavallaro, che oggi abbiamo visto queste miniere, guarda caso, tanto importanti però ignote a tutti noi. Siamo uomini di governo, no? Comunque non in questa, che tu sapessi che era la prima industria importanti proprio per una potenza industriale, sono in attivo, sono un valore positivo, sono un valore economico. Ebbene, caro Presidente, circa un mese addietro, sul Corriere della Sera, ho pubblicato un articolo in cui non solo esprimevo la mia personale convinzione sull'innocenza di Enzo Tortola, ma cercavo di dare ragioni oggettive, al tempo stesso verificando l'eccessiva irresponsabilità di cui i giudici godono nel nostro paese e di cui era ancora una volta prova il comportamento di quelli che a Napoli si occupano della camorra. Su 856 mandati di cattura, ben 200 colpirono persone che non c'entravano se non per sciagurata omonimia. E queste persone fossero state per giorni tenute in segregazione senza sapere di che li si imputasse, era già in avvio un fatto sufficientemente insopportabile alla coscienza e alla civiltà giuridica, cui noi dovremmo essere, e molti finalmente non siamo, estranei. Ma che dico, giorni? Se la Repubblica nel settembre si dà notizia di quel povero marittimo di Evoli arrestato per omonimia e rilasciato dopo 3 mesi, mi finisce che in un paese campano le decine di persone di uguale cognome sono state arrestate per trovarne una sola accusata di appartenere alla camorra. Fatto che appare incredibile, ma se vero, il giudice capace di ricorrere a un tale provvedimento non merita il nome di giudice e ancora più le funzioni. Ricordo che il 17 onoreremo il generale Mori, che è stato torturato per 10 anni per avere catturato Riina. L'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia, voluta da qualche magistrato, è stata denunciata dalla moglie di Borsellino. Dico solo questo, si può mitizzare chi si vuole, ma occorre rispettare persone che sono stati eroi e vengono fatti passare per collusi. Il generale Mori ha fatto cose molto importanti e non posso pensare che dopo 10 anni sia ancora sotto processo. Purtroppo, tante ingiustizie consumate a danno, direbbe Manzoni, di gente meccanica e di piccolo affare, ci sfuggono, sfuggono alla pubblica opinione. Ma il caso di Tortola, per la popolarità da lui acquisita dalla televisione, i giornali quotidianamente lo prospettano la coscienza di chi coscienza ha. La continua infrazione da parte degli uffici giudiziari del segreto istruttorio, mentre è nociva e si configura come una specie di diffamazione che è cresciuta e arrivata perfino a lambire il capo dello Stato napoletano, accusato dal fratello di Borsellino di essere il garante del patto Stato-Mafia. Non è accettabile, non è accettabile, non è accettabile. Allora, la continua inflazione è di buono che permette alla pubblica opinione di farsi appunto un'opinione. Io sono convinto, caro Presidente, che tu viva in così cordiale afflato con la parte migliore di questo nostro popolo da sapere come la pubblica opinione si muove intorno a questo caso. Così come credo che ti sarà sfuggita la lettera del dottor Spagna a Repubblica, l'intervista di Adriano Palermo a un magistrato non nominato dal Corriere il 1 ottobre. All'una e all'altra replicato, mi pare incredibilmente, l'avvocato d'allora. E qui va anche ancora a parlare di Tortola. Nel mio articolo, paradossalmente, proponevo che i giudici, prima di entrare in ruolo, venissero per almeno 3 giorni, quelli che ha patito Catero De Luca, detenuti in carcere. Pare interessante. Tu, Presidente del CSM, il carcere l'hai lungamente provato, ma mi permetto di dire che il trovarsi in carcere in nome di un'idea per combattere una tirannia, per affermare libertà e giustizia, è condizione meno terribile che ritrovarsi innocente in un paese che la lotta di migliore è restituito alla democrazia, e cioè la libertà e la giustizia. A meno che democrazia, libertà e giustizia non siano puri nomi. Vi ricorderò che un sindaco qua presente, Silvio Cuffaro, privo di ogni indagine, non ha potuto candidarsi come le liste di questa amministrazione perché suo fratello è stato arrestato non solo con quanto a giustizia. Questa cosa è incivile, non è accettabile. A meno che democrazia, libertà, giustizia non siano pure i nomi, il che sarebbe per te e per noi amarissima constatazione.
Confido molto, come ogni italiano, nel sentimento e ragione, in un tuo intervento. Carlo Mandrei diceva che il Presidente della Repubblica è il custode delle Costituzioni. Io aggiungerei che è il custode anche del buon senso e dell'intelligenza, che non può non presiedere la cosa pubblica. E poi purtroppo, qui il libro diventa amaro, Pertini non gli ha risposto. Sciascia è morto, forse ti ha dato la risposta. Qui abbiamo un comune come il mio sciolto per mafia e non credo che vi sia una mafia emergente che consentisse lo scioglimento. Troppe cose in Sicilia non funzionano. E io pubblicherei, farò il manifesto di questa lettera al Presidente, rinviando la Mattarella, perché tutto sia nel rispetto della verità e in difesa delle persone che sono innocenti e che non si può immaginare neanche per un attimo che siano quello che un'indagine, che è un teorema, che è anche una cosa appassionante, possa fare se non in un romanzo. Occorre uscire dal romanzo e tornare alla realtà. Oggi la realtà di Lacanuto, con le miniere, con l'amico Cavallaro, con la Fondazione Sciascia, è un valore positivo e l'Italia deve conoscere valori positivi, combattendo il male, ma non dando al male una dimensione diversa da quello che ha, facendo diventare vittima persone innocenti. Questo è quello che volevo dire a Sciascia sulla sua tomba. Non l'ho detto con una corona di fiori, pregando nostro Dio, se c'è e se ci guarda, ma posso dirlo a voi uomini, fatevi rispettare, i siciliani devono essere come gli emiliani, come i lombardi, come i veneziani, non possono essere figli di un Dio minore, per cui se c'è un mafioso a Lacanuto ci chiede un comune, se c'è a Milano il comune non ci chiede. Sia questa la parola che voglio ricordare.